È meraviglioso poter esporre oggetti così importanti che provengono dal Museo Egizio all'interno di una cornice così particolare che è la Basilica Palladiana. La mostra I Creatori dell'Egitto Eterno è un viaggio. È un viaggio nella Tebe del Nuovo Regno, dove vengono costruiti questi templi monumentali per il culto del dio Amon. Ci siamo concentrati su chi sono stati i creatori dell'Egitto Eterno, chi erano coloro che costruivano la casa dell'eternità, la Peren Jet, la tomba per i sovrani e per le loro spose. Erano i cosiddetti lavoratori, artigiani, operai, artisti che vivevano ad Er el Medina, un villaggio che in antico si chiamava Pademi, semplicemente villaggio, voluto da Amenhotep I e da Akhmes Nefertari, dove vivevano 120 famiglie. E tramite gli oggetti, frammenti di papiro, ostraca, in mostra si può conoscere la loro vita, chi erano, come operavano, quali erano le loro azioni. Er el Medina è un sito di straordinario interesse e i reperti che provengono da quel luogo ci permettono di parlare di tantissimi aspetti come quello religioso, per cui la presenza in mostra di statuette, statue, stele ci danno testimonianza di credenze e usanze religiose relative agli artigiani di Er el Medina. La vie quotidienne à Der el Medina était bien évidemment rythmée par le travail, puisque c'était la raison d'être de cette communauté dans ce site. Mais il ne faut pas oublier donc d'imaginer que ces gens-là, ces artisans, ces ouvriers, ces artistes même, vivaient avec leurs femmes, leurs familles, leurs enfants. Et ici, dans l'exposition, ce qui m'interpelle le plus, ce qui m'impressionne le plus, ce sont tous ces petits objets de la vie quotidienne en bois qui ont été retrouvés dans leur maison et dont les textes viennent nous apporter une lumière et une explication. La tomba in Antico Egitto svolgeva diverse funzioni, in primis sicuramente accogliere e conservare il corpo del defunto, ma poi svolgeva un'altra funzione molto importante, quella di rappresentare un luogo in cui le varie componenti della persona, separate al momento della morte, potessero ricongiungersi e permettere quindi al defunto di accedere alla sua nuova vita dopo la morte. Infatti il nome antico egizio della tomba era Per Jet, casa eterna, perché l'abitazione dove le persone vivevano la loro vita terrena era considerata la casa solo temporanea, mentre la tomba sarebbe stata la casa per l'eternità. In una parola, quindi, possiamo dire che la mostra è un viaggio nella grande capitale dell'Egitto, del Nuovo Regno, che ci fa vedere la vita e la Vehe Mesut, la nuova vita, quella per l'eternità.